Ciao gente, benvenuti in un nuovo video, finalmente video su YouTube. Purtroppo non li faccio troppo spesso, momentaneamente, perché devo fare altre cose. Però molte persone mi hanno detto di fare un video su come io mi schiarisco i capelli, perché il mio colore di capelli è un castano chiaro ramato, non è così scuro come sembra, ragazzi. Però lo sapete, negli anni io mi sono quasi sempre tinta di castano scuro. Poi mi sono rotta le palle perché comunque è un lavoraccio e non mi vedevo più con un colore troppo scuro. Già quando le radici comunque sono più scure, ragazzi, non so perché non, no. Allora ho deciso di schiarire un po' i capelli. Io non faccio tinte chimiche, lo sapete che non faccio tinte chimiche perché sono un soggetto allergico, uno. Seconda cosa perché, boh, sinceramente ho anche un po' paura di alcuni ingredienti, tipo le ammine aromatiche. Che, tipo il toluene, quelle cose lì che sono cancerogene, cioè nel senso sono sostanze che sono ritenute pericolose. Se fate tinte chimiche, non ne fate troppe all'anno, mi sembra non più di 6 all'anno. Alternatele ai riflessanti, così facendo avete meno rischio. Secondo me è molto meglio. Se non le fate, ancora meglio. Volevo dire anche di seguirmi su TikTok, ragazzi, faccio le dirette il martedì, il giovedì e il sabato. Il sabato quello è un po' più particolare. E niente, seguitemi così possiamo parlarci in diretta e posso rispondervi più velocemente. Comunque, come sapete, io come tinte faccio le tinte vegetali. Tra parentesi ne devo provare alcune nuove che vedrete nei prossimi giorni. Però prima devo schiarire un po' la radice. Come faccio a schiarire la radice? Uso questa cosa qui che voi già conoscete perché ho fatto dei video vecchissimi dove vi parlavo della lozione Schultz. La lozione Schultz è questa, ve la farò vedere poi meglio nel dettaglio. Molte persone la odiano, io devo essere sincera, la amo, neanche da dire. Adesso ve la faccio vedere meglio. Questa è la lozione Schultz, questa è quasi finita. È una vera e propria lozione liquida, infatti non è densa. Se la facessero densa sarebbe una figata. Comunque, è una lozione trasparente, come acqua sembra, ed è un super schiarente, come c'è scritto anche sulla confezione. Adesso voi la vedete al contrario, vi metterò le foto per farvela vedere meglio. Comunque, la lozione Schultz dal 1900 addirittura esiste. È il mio metodo preferito per schiarire i capelli. Come vi dicevo, molte persone la odiano perché la lozione Schultz bisogna saperla usare. Prima di tutto non bisogna abusarne. Io infatti non la uso sempre e la uso esclusivamente sulle radici dove devo schiarire, non più sulle lunghezze che sono già schiarite. Mi piace perché è il prodotto più naturale che esista per schiarire. Infatti non contiene parabeni, leggo dalla scatola, parabeni, siliconi, coloranti chimici e oli derivati dal petrolio. Quindi tra tutti i prodotti schiarenti, secondo me è la migliore. Contiene un 3% di acqua ossigenata, che è, diciamo, l'ingrediente che schiarisce i capelli. Ovviamente, qua si apre ovviamente il dibattito, ma schiarire i capelli li rovina? Tutti i metodi che schiariscono i capelli un po' li vanno a rovinare, perché la reazione chimica dell'ossigeno o dell'ammoniaca se fate le tinte, o la combinazione dei due, va a distruggere le molecole di melanina del capello in modo da renderlo più chiaro. Quindi sì, tutti i metodi schiarenti un po' rovinano i capelli. Per questo non bisogna abusarne. Se anche dovete farvi bionde, fatevi colpi di sole, non la tinta completa, secondo me è meglio, e state lontani dalle decolorazioni complete. La lozioncina Schultz è a base anche di camomilla biologica, poi ci sono anche altri ingredienti. E ha questo 3% di acqua ossigenata, che comunque è poco se calcolate comunque tutto il flaccone. E devo dire che schiarisce comunque moltissimo. Io non voglio mai ottenere un risultato estremo, mi basta schiarire di un tono e mezzo, massimo 2 toni. E adesso vi faccio vedere come la applico. Calcolate infatti che io voglio ottenere il colore delle lunghezze, che sicuramente più chiaro mi sta anche molto meglio rispetto alla radice, che poi voi vedete comunque più chiari adesso perché ci sono le luci artificiali,
però chi mi segue anche su Instagram, seguitemi su Instagram, potete vedere che nelle ultime foto i miei capelli iniziavano a diventare un po' più scuretti. Prima cosa, vi consiglio di non applicarla troppo spesso. Io faccio questo procedimento ogni tanti mesi, quindi non sempre. E devo dire che ripeto questo procedimento per 3 giorni. Quindi applico la lozione, lascio asciugare o asciugo col phon. Se è estate sto al sole, calcolate che così si schiariscono di più. Poi aspetto un giorno, il giorno dopo, quindi dopo 2 giorni la riapplico, faccio la stessa cosa e poi aspetto un giorno, l'altro giorno dopo la riapplico e infine lavo i capelli. Iniziate quando i capelli non sono super puliti e sono già, stavo per dire, un po' lerci, un pochino sporchettini, perché il sebo comunque è protettivo. Mettetevi un guantino di plastica dove con la mano con cui toccherete la lozione, perché altrimenti vi ritroverete le dita, avete presente quando toccate l'acqua ossigenata, con tutte le parti un po' bianche. Non succede niente perché poi va via, però è fastidioso. Il metodo che preferisco è imbibire un dischettino di cotone e applicarlo ciocca per ciocca, spostando il tutto con un pettine a coda e a volte usando anche questo pennellino. Secondo me è il metodo migliore. Ora ve lo faccio vedere. Ho messo la lozione sul cotone, faccio la riga di mezzo per iniziare e inizio a fare così. Non tocco troppo la cute, perché comunque deve schiarire i capelli, non la cute. E faccio questo lavoro. È anche molto semplice, perché non essendo una tinta non vi richiede una precisione troppo maniacale. Faccio così, ogni tanto riempio il cotone di nuovo di lozione perché il capello si deve bagnare. Poi pettinate in modo da spalmare la lozione schiarente. Ricordatevi anche la parte dietro. Ricordatevi anche le parti dietro. Poi faccio la stessa cosa, rimetto la lozioncina così. E faccio questa parte qui. Io vi consiglio di iniziare prima a farvi la riga di mezzo, che è la parte che si vede di più. Ok. L'odore è un odore un po' pungente, non a tutti piace. A me non dà fastidio, però l'odore sì, è un pochino pungente. Ragazzi, si sente l'odore dell'acqua ossigenata, non so come dire. Si sente quell'odore di ossigeno? Molte persone odiano questa cosa, odiano la lozione Schultz, perché dicono che va a rovinare la struttura del capello. Allora, come tutti i prodotti schiarenti, se ne abusate, sì. Perché, ragazzi, comunque schiarisce, quindi non dovete abusarne. E fatelo non tutti i mesi e io vi consiglio di farlo poi soltanto sulla parte della radice, perché è la parte nuova dei capelli dove non ha subito ancora trattamenti schiarenti. Poi vi consiglio di non toccare troppo la parte della pelle, tenete tipo la basetta tirata, fate così e schiarite. Fate anche questo lavoro e dovete riempire tutti i capelli di lozione. Aiutatevi sempre col pettine in modo da farla scivolare comunque verso le lunghezze per non avere macchie. Comunque i capelli poi devono risultare come bagnati. In inverno vi consiglio di asciugare poi tutto col phon, non troppo caldo. Fate la stessa cosa anche dall'altra parte, e comunque le parti che si notano di più sono l'attaccatura dei capelli e le basette, cioè comunque la parte che si nota di più, che cioè io col capello scuro, ragazzi, no. Bene gente, dopo che avete messo con il cotone su tutte le radici la lozione Schultz, avete tutta la testa bagnata. Avete 2 possibilità, o la lasciate asciugare così, oppure se avete freddo usate il phon, non troppo forte, non troppo caldo,
Se è estate potete stare al sole. La lozione contiene anche agenti condizionanti tipo balsami, quindi saranno comunque molto morbidi. Un pochino strani perché comunque adesso che li asciugherò vi farò vedere, però saranno comunque pettinabili. Come vi dicevo prima, io faccio questa cosa per 3 volte, non tutti i giorni, quindi un giorno lascio riposare senza lavare, il giorno ancora dopo lo faccio, poi lascio riposare, il giorno dopo ancora la rifaccio e alla fine lavo i capelli. Facendo così schiarite sicuramente di mezzo tono, a volte di un tono. Adesso mi vado ad asciugare i capelli e poi vi faccio vedere il risultato con i capelli asciutti. Eccomi gente di ritorno, ho asciugato i capelli col phon, come potete vedere sì, sono un po', come si dice, come se avessi messo troppo balsamo, perché come vi ho detto la lozione Schultz è ipercondizionante. Già si vede pure un po' di ricrescita del bianco perché devo fare anche le tinte vegetali, però preferisco prima schiarire, cioè praticamente io mi sono creato un metodo alternativo alla modalità della tinta. Come sapete le tinte hanno il colorante e il latte rivelatore a base di ossigeno, io prima ci passo la lozione Schultz per schiarire un pochino le radici, poi quando sono schiarite ci passo sopra le tinte vegetali in modo da ottenere un biondo caramello, un biondo miele, un biondo fragola. Vi farò vedere comunque anche il risultato della lozione Schultz dopo che l'ho usata per 3 giorni consecutivi e vi farò vedere quindi quanto potere schiarente ha. Devo dirvi che appunto se la usate con parsimonia e non ne abusate non vi rovinerà i capelli. Adesso vi parlerò del colore. Potete vedere io ottengo dei riflessi piuttosto caldi per non dire ramati. Se volete ottenere un biondo, quindi più freddo, dovete usare un tonalizzante, quindi vi consiglio ad esempio delle maschere o balsami a base blu-viola. A me va benissimo perché io, essendo primavera, voglio ottenere dei colori caldi e quindi a me piace il risultato. Poi è bello perché comunque è naturale, cioè io sono entusiasta perché è veloce, sbrigativa e non devo fare 1000 passaggi, tempi di posa, no, io la tengo proprio sui capelli e schiarirà automaticamente, quindi quando mi vedrete dopo che farò lo shampoo vedrete il potere schiarente della lozione. La cosa bella è anche il risparmio perché un flaccone di lozione Schultz costa sui 6 euro, a volte anche meno se scontata. Calcolate che con questa io, già dall'anno scorso che la usavo, quindi ho schiarito già diverse volte, è un grande risparmio. Andare dal parrucchiere minimo vi costa 100 euro se fate tutte queste cose e a volte non ottenete un grande risultato. Come vi dicevo, anche tra tutti i prodotti schiarenti secondo me è uno dei più naturali, quindi evitate comunque certe sostanze chimiche pericolose. È vero che l'acqua ossigenata, però l'acqua ossigenata ragazzi non è tossica. Ovviamente non ne abusate. Vi farò anche vedere tutte le nuove tinte vegetali che ho comprato, sempre in tonalità biondo caldo. Non vedo l'ora di farle, però prima di farle volevo appunto schiarire la parte della radice, perché erano troppi mesi che non applicavo comunque la lozione Schultz. Io preferisco comunque ottenere un capello più chiaro, perché secondo me mi sta 1000 volte meglio, cioè oggettivamente sto molto meglio con i capelli chiari. Non so, mi vedo meglio e niente, spero che questo video vi sia stato utile e scrivetemi nei commenti domande o dubbi a riguardo della lozione Schultz, se anche voi la conoscete e la usate. Tanti la odiano perché dicono tutte cose negative, devo essere sincera, io la adoro e la compro sempre. Mi piace anche lo shampoo della stessa linea, che comunque è molto buono. Però mi piace perché è pratica, cioè è una cosa che io posso fare ovunque, ci metto 2 secondi a applicarla, l'asciugo col phon, lo faccio per 3 giorni e ho schiarito, poi per un casino di mesi non ci devo pensare. E quindi è una figata, devo anche provare altri metodi alternativi che ho visto, come usare la lozione Schultz, vi farò sapere. Gente, eccomi con i capelli lavati, sono passati 2 giorni, li ho lavati. Anche se ero di fretta, ho usato un solo balsamo, vabbè. Volevo farvi vedere che comunque si sono schiariti le radici. Adesso lo so che non si vede al massimo, sembrano come prima, perché oggi piove un casino, la luce è scarsa, infatti c'è una luce scarsa. Però magari mi metterò delle foto
E niente, comunque si sono schiariti. E se ci fate anche caso, da quando prendo gli integratori come il collagene, quindi da dicembre, gennaio, febbraio, calcolate più o meno così di capelli, sono decisamente più lisci rispetto a quelli più lunghi, perché quelli bianchi crescevano frizzati. Però è una cosa che succede a molte persone, perché il capello bianco, non avendo la melanina, è più fine e tende a diventare crespo, anche se avete i capelli lisci. E allora ho detto, vabbè, iniziamo a prendere degli integratori, devo essere sincera, da come stanno crescendo, infatti sono più lisci rispetto a questi che sono del passato. Comunque, questo è il risultato che ottengo con la lozione Schultz, che vi ricordo è un super schiarente, non va usato, quindi non dovete abusarne. Però se lo usate poco, con parsimonia, schiarisce di un tono e mezzo, anche 2 toni. Secondo me è fantastico quando non volete fare tinte chimiche, perché è vero che contiene 3% di acqua ossigenata, ma non sarà mai come una tinta chimica con la fase doppia, quindi latte rivelatore e crema colorante, che hanno più sostanze tossiche. Tra cui appunto le ammine aromatiche come il toluene, che è cancerogeno, i coloranti sintetici che comunque vanno dentro il capello, invece la lozione Schultz non ha coloranti, quindi schiarisce e viene fuori il co vostro colore più chiaro. Se volete poi colorare, usate le tinte vegetali, ve ne ho già fatte vedere diverse, o al massimo i riflessanti senza metterli sulla cute. Poi testerò delle nuove tinte vegetali perché già comunque c'è un po' di ricrescitina di bianco. Comunque, vabbè, chi se ne frega, cioè, non è la cosa più importante, cioè, secondo me è molto meglio evitare di cambiare troppo. Poi certamente anche io ogni tanto vorrei farmi colpi di sole, non lo so se mai li farò, magari li farò, però cercate di non abusare con le tinte chimiche, cioè al massimo usatene veramente poche. Niente. Questo video, oltre alla lozione Schultz, come da titolo, volevo anche parlarvi del rispetto. Questi argomenti solitamente li affronto nelle dirette di TikTok, seguitemi su TikTok il martedì, il giovedì e sabato sera, perché possiamo parlare in diretta e quindi potete farmi domande nei commenti. YouTube lo sto usando un pochino meno perché sto facendo altre cose. Comunque sì, volevo parlarvi del rispetto, gente, perché è un argomento importante. Molti di voi a volte mi scrivono e io vi capisco quando magari vi sentite soli oppure siete single come me e io capisco che è brutto a volte sentirsi soli, però non dovete accettare i compromessi. Anch'io facevo questo errore una volta. Lo so che è bellissimo avere qualcuno a fianco. Cioè, sapete quanto io desidero trovare la mia anima gemella, però non dovete farla diventare un'ossessione e soprattutto ricordatevi sempre che la felicità non parte mai da fuori, ma parte da dentro. L'altro giorno su TikTok stavo facendo una discussione quasi con una ragazza perché lei diceva: non è vero che l'amore parte da dentro, è fuori. No, tutto avviene sempre dentro, fuori è un riflesso. Chi vive nell'ego pensa che la felicità sia fuori, che l'amore sia fuori. Mentre bisogna fare il nostro lavoro d'ombra, guarire dalle ferite e traumi del passato, e quando state bene con voi stessi, voi stesse, e amate voi stessi, cioè vi rispettate, mettete dei sani confini, vi trattate bene, vi iniziate a prendere cura di voi, vi mettete come priorità, allora fuori si manifesterà che cosa? Felicità, amore, occasioni, tutte cose positive. Altrimenti, se voi cercate fuori la salvezza, vi beccherete quasi sempre rapporti di karma, rapporti karmici, cioè di karma negativo, perché vi dovranno insegnare che cosa? Che voi non vi amate. Quindi inizialmente sembrerà una cosa bella, perché vi ricordo che il karma negativo sembra sempre una cosa fantastica inizialmente. E poi dopo vi aprirà il primo chakra, nel senso che dopo sarà super doloroso perché dovete imparare quella lezione, ossia amare e rispettare voi stessi. Se non lo fate, l'universo manderà qualcuno a trattarvi molto male
e a farvi soffrire in modo che poi voi vi svegliate e capite: cavolo, forse non mi sto dando il giusto valore, forse non mi sto dando il giusto rispetto, forse non metto i sani confini, forse accetto troppi compromessi, forse mi lascio usare dalla gente, eccetera, eccetera. E voi non dovete assolutamente accettare una roba del genere, ragazzi. Quando capite questa cosa, solitamente le relazioni karmiche finiscono, cessano di esistere e voi siete liberi. Però mi raccomando, dovete guarire e quindi dovete imparare a darvi il giusto valore, il giusto rispetto, altrimenti ricomincia un altro ciclo karmico. Vi ricordo che il karma va avanti, cioè se non imparate una cosa ve la fa più dura. Purtroppo è così. Quindi un motivo in più per essere consapevoli, aumentare la consapevolezza e capire come funziona questo meccanismo. Anch'io sbagliavo, ragazzi, ve lo dico perché non è che voglio dire che io sono, come si può dire, la persona che non fa mai errori. Anch'io ho fatto queste cazzate molto tempo fa, ma anche comunque nel passato più recente sbagliavo. L'altro giorno una ragazza mi ha detto una cosa molto intelligente. Sapete che comunque sono una persona spirituale e anche con grande fede. Sto frequentando molte persone amanti della religione, no? Questo non perché bisogna avere per forza una religione particolare, ma a me piace ascoltare tutti. Comunque, questa ragazza ha detto una cosa molto intelligente. Sulla Bibbia c'è scritto: ama il prossimo tuo come te stesso, non più di te stesso. Come te stesso. Questo è molto importante, ragazzi. Se siete persone che vi fate sfruttare dagli altri o usare dagli altri, o avete dato troppo agli altri, avete sbagliato e vi sarete beccati il karma negativo e quindi sofferenza. Perché è giusto amare gli altri, ma dovete amare gli altri come amate voi stessi. Molte persone invece cosa fanno? Danno molto di più fuori e meno a se stessi e sbagliano perché non c'è più un equilibrio. Quindi in tutte le situazioni di relazione, come relazioni sentimentali, amicizia, lavoro, collaborazione, eccetera, eccetera, è giusto che rispettate sempre il prossimo e non fate del male a nessuno, ma ricordatevi di amare gli altri come amate voi, non più di voi. Mettete dei sani confini, dite no se volete dire di no in modo gentile. Se le persone non capiscono o se le persone si offendono soltanto perché voi avete espresso una vostra opinione, sono loro che hanno i problemi, ragazzi. Sono loro che vivendo nell'ego sono permalosi e quindi non accettano che un'altra persona possa avere un'opinione divergente dalla loro. Quindi mi raccomando, iniziate ad amare voi stessi, anch'io mi sto impegnando a farlo perché ogni tanto tutti noi sbagliamo. Amate voi stessi, datevi la priorità. Questo non vuol dire che non dovete comunque aiutare gli altri o amare gli altri, ma ricordatevi sempre, amate gli altri come voi stessi, non più di voi stessi. Spero che questo video vi sia piaciuto, comunque se avete delle domande anche sulla Luzione Schultz, su come si chiarisce, scrivetemele nei commenti. Comunque vi ho fatto vedere che usandola con parsimonia ogni tanto non fa niente e schiarisce veramente. Secondo me, meno cose chimiche pericolose usate, meglio è, perché tutte le cose che noi usiamo tendono all'accumulo. Quindi il fatto di usare sostanze chimiche, vestiti sintetici, cibo non buono, si accumula. E invece noi dobbiamo volerci bene. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Seguitemi anche su TikTok e su Instagram, vi aspetto. Ciao!